Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Come abbiamo annunciato già nel telegiornale delle 13.20, quest'oggi ci occuperemo di musica, sia nella prima che nella seconda parte. Nella seconda parte saremo in compagnia del presidente del Conservatorio Tartini e poi saranno collegati il compositore e l'artista grafico che hanno realizzato Galileo's Journey, che è un viaggio in musica che Tele4 trasmetterà questa sera alle ore 21, quindi anticiperemo un po' i contenuti di questo appuntamento. In questa prima parte invece siamo in compagnia di, oddio il nome, Enzo Semeraro, faccio finta del nome, di Enzo Semeraro, e collegato con noi via Skype dovrebbe esserci anche Adriano Sangineto, che è un arpista. Grazie Sangineto, buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio. Che come potete vedere è un musicista, è un arpista, anche perché parleremo dello spettacolo che andrà in scena il giorno dopodomani, no? Il 20, sì, dopodomani alle 20.30 alla Sala Luttazzi, spettacolo che si chiama Incanto d'Irlanda, magiche sensazioni percorrendo la... La Problaschne Alschian. Ecco, che cosa vuol dire sta roba? Repubblica d'Irlanda. Ah, la Repubblica d'Irlanda, insomma, è in gaelico perché, insomma, fa anche un po' figo dirlo, però, insomma, diciamo, è quello. Poi loro sono anche molto... come dire, giustamente molto fieri anche delle loro radici, eccetera. È un concerto, diciamo. È un concerto, è una serata. Cioè, allora, è una delle serate per una luce sempre accesa, progetto parallelo di Trieste Estate, ideato e organizzato dal Comune di Trieste. È inserito, in questo caso qua, del mio spettacolo, è inserito fra alcune tappe del Culto Musica 2022. Museo Archeologico Nazionale di Cividale era venerdì 24 giugno, Cattedrale Luterana di Losanna domenica 26, eravamo, e Museo Archeologico Nazionale di Aquileia venerdì 8 luglio. Al primo abbiamo inserito, non c'entra Culto Musica, ma abbiamo inserito per una luce sempre accesa, Incanto d'Irlanda. Che tra l'altro, voglio dire, sono comunque... Delle melodie, io conosco poco le melodie irlandesi, eccetera, quantomeno va bene, posso immaginarne qualcuna per i film che ho visto, eccetera. Però, diciamo così, sono melodie molto molto, molto particolari, insomma, molto rilassanti. Rilassanti, ecco, quindi... ecco, il primo brano che è un pallino mio, fai conto che con la maestro Tatiana Donis, arpa, abbiamo deciso di fare Josh Gobran, You Rise Me Up. Che è un... io non so chi sia, è Josh Gobran. Non conosco, io okay. Mi fermo, okay. Okay. Come molti sanno, per me già Sammy Davis Jr. è heavy metal, ecco, sì. Io mi fermo a Sinatra, insomma, no, okay. Vedo che Adriano abbiamo la fortuna di avere il maestro Sangineto con noi, per cui ecco. Domanderei a lui del programma. Intanto chiederei una cosa, l'arpa è un pochettino anche il simbolo, no, dell'Irlanda, per esempio, non so, nella sugli aerei della Ryanair, che sì. Significa Irlanda, è stilizzata proprio un'arpa. Sì, sì, esatto. Praticamente l'Irlanda si è dotata di questa effigie da fine del 1700, proprio perché in realtà costituito, aspettate un attimo che sento tantissimo nel corpo della mia voce, perché io parlo senza sentire. Ah, ho capito. Ok, allora l'arpa ha costituito dal 1648 un effigie, un emblema tipico dell'Irlanda che in qualche maniera dava agli irlandesi un po' l'idea di una sorta di identità. Praticamente da dopo Oliver Cromwell, che
perché questo marca, diciamo, so, qui abbiamo un po' di problemi, chiedo scusa, abbiamo un po' di problemi con, abbiamo un po' di problemi con l'audio, perché va e viene, non so se forse è sufficiente spostarsi un pochettino più distante dal computer, forse non so se magari dalla regia possono dare anche delle indicazioni, vediamo se così va meglio, vediamo. Perché si comincia bene e poi un po' si perde. Dicevi che è un simbolo, l'Irlanda se l'è dato davvero come simbolo l'arpa? Sì, praticamente ha, non so se mi sentite meglio. Così va meglio. Ok, praticamente l'Irlanda si è dotata di questo simbolo perché nel momento in cui nel 1648 c'è stato il massacro di Drogheda ad opera di Oliver Cromwell, pensando appunto di voler reprimere tutti i dissidenti che si mascheravano attraverso il gaelico, attraverso le varie società segrete, diciamo, ante litteram, credevano che sostanzialmente gli arpisti tra di loro si mandassero dei messaggi segreti. Ho capito. E quindi con il massacro di Drogheda hanno di fatto preso tutti gli arpisti, gli hanno tagliato le mani e hanno bruciato tutte le arpe. Da lì quindi questo simbolo è diventato parte della storia d'Irlanda e se non altro un simbolo concreto dell'Irlanda. Sì. Poi sapendo anche quanto loro sono orgogliosi del loro passato, insomma anche della loro contrapposizione nei confronti degli inglesi, immagino che abbiano insistito ancora di più, insomma. Certo. Ma per esempio, perché, che cos'ha di diverso l'arpa celtica? Allora, l'arpa celtica rispetto all'arpa classica, e in questo il maestro Tatiana Donis può spiegarlo ancora meglio, perché lei è maestra anche in arpa classica, innanzitutto la dimensione è più ridotta, poi meccanicamente per cambiare il... sull'arpa celtica ci sono queste levette qua sul modiglione che servono per cambiare l'intonazione delle corde, mentre invece sull'arpa classica ci sono dei pedali posti nel retro della cassa e servono proprio per azionare delle meccaniche che vanno a intervenire meccanicamente per il cambio dell'intonazione dell'arpa. La sonorità è più o meno la stessa poi alla fine o c'è anche una sonorità differente? È differente perché di fatto lo strumento è più piccolo, quindi ha una dinamica molto minore e poi dopo, insomma, comunque le corde sono fatte con materiali diversi, anche il modo di suonarla di fatto impone meno una tecnica meno strappata, se così si può dire, e quindi di fatto si produce un suono un pochino più cristallino, più definito e meno. Mi sembra di capire, io adesso ripeto, non è musicalmente territorio mio, la musica non è proprio un mio territorio, io ho le mie passioni che quelle sono, però se sarei in grado di sostenere una conversazione per un'intera giornata sulla differenza fra il Frank Sinatra della Capitol e il Frank Sinatra della Reprise, quindi sarei su questa, però insomma di altro mi intendo poco, però sento, ascolto e mi pare di capire che semmai c'è una musica tradizionale che non vorrei dire soltanto che resiste, ma che anche permea molto di sé un determinato tipo di produzione, questa è proprio la tradizione folcloristica irlandese, che magari starà anche alla base di altro. Però, per esempio, io sentivo, in questi giorni mi sono rivisto i tre film del Signore degli Anelli, e lì ci sono dei brani musicali, quelli che non commentano direttamente le scene d'azione, ma insomma là si capisce che c'è una tradizione che, come dire, non solo vive ancora, ma certo. Hai capito, insomma? Sì, beh, di fatto la tradizione irlandese potremmo addirittura dire che sia la musica tradizionale più diffusa in tutta la terra, direi. Perlomeno dappertutto, da Tokyo fino a New York, si fanno jam session di musica irlandese nel classico pub irlandese che si trova in città. Ma anche perché ha, come posso dire, porta con sé forse più di
forse più di altre musiche tradizionali, dei significati appunto che sono quelli cui accennavamo, no? L'orgoglio, l'indipendenza, la... immagino che sia anche questo la lunga. La storia. Beh, la sì, storia. Sicuramente sì. Poi avere anche, per dire, tutti i vari canti che sono stati resi famosi, tipo The Fog in You, che faremo, sono grandi, cioè sono diventati praticamente degli stereotipi musicali che accennano dei temi politici, o perlomeno che sono nati per temi politici, sì. Ragioni politiche, però poi romanzati, diciamo, mischiati all'interno anche della leggenda che è propria di questa questo territorio, sono diffusi senza troppi, diciamo, intermediari. Tra l'altro credo anche, adesso non vorrei anche qui, correggetemi se dico delle fesserie, ma penso che molte musiche tradizionali anche di certi western, soprattutto di John Ford, per ovvie ragioni, una base irlandese ce l'hanno. Non voglio dire L'uomo tranquillo, che magari non è un western, ma è proprio un omaggio all'Irlanda, ma per esempio credo la colonna sonora di quel bellissimo film con James Stewart che si chiama Shenandoah ha delle sonorità che a me... Il maestro sorride, il maestro. Non vedevo. No, allora, questo tuo film confesso di non averlo visto, però... Lo recupero, però... guarda, è un film, adesso io sono innamorato della figura di James Stewart, perché quando uno vuole rilassarsi non c'è niente di meglio di un film con James Stewart, eccetera. Questo è un film tardo, è un western tardo, molto, molto crepuscolare, pur essendo classico, è un film bellissimo. Si chiama Shenandoah, in italiano hanno aggiunto La Valle dell'Onore, perché dobbiamo dare queste aggiunte, insomma. Certo, comunque è sensato il fatto che comunque la scelta musicale possa, diciamo, in qualche maniera ricondursi agli stilemi musicali della musica irlandese, anche perché poi di fatto da metà del 1800, diciamo, la crisi delle patate che ha portato un'immensa migrazione dall'Irlanda verso tutti sono andati, sì, una fusione culturale incredibile, importantissima, quindi potrebbe darsi. E non dimentichiamo, poi dopo chiudo con queste mie interventi, perché insomma non dimentichiamo anche la colonna sonora di quel film meraviglioso, che secondo me è come entrare in un museo quando si vede Barry Lyndon, che accanto a dei brani tradizionali, eccetera, ha dei brani tipicamente irlandesi o delle rielaborazioni che sono qualcosa di assolutamente meraviglioso. Sì, sì, Barry Lyndon confermo che sia un capolavoro spettacolare anche dal punto di vista della colonna sonora. Ecco, approfitterei, visto che il canto d'Irlanda porta a Trieste un maestro sanguinetto che ha storia, cioè proviene da una famiglia di liutai, corrisponde? Sì, sì, corrisponde. Infatti questo strumento che ho qui alle mie spalle, che è quello che porterò anche a Trieste, è stato costruito da mio papà. Ah, quindi questo ancora... Ma si vede che è più piccola oggettivamente, si intuisce che è più piccola. Adesso non riesco a farvela vedere completamente, però vi aspetto il 1° luglio per vederla di persona. Ma è più facile anche portarla con sé, desumo, di un'arpa... Allora, una volta c'era la leggenda per cui un artista classico doveva dotarsi di una Volvo, perché sicuramente non deve entrare in altre macchine questo strumento. Questo strumento è sicuramente decisamente più portatile, quindi non dico che ci sia in una Smart... Allora, vediamo un po' il programma di dopodomani. Sì, allora, obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di, era ed è, quello di scoprire le magiche sensazioni che puoi ricavare con un biglietto aereo andando in Irlanda. Qui non c'è il biglietto aereo, è soltanto il ticket, ok, però le magiche sensazioni cosa sono? Cioè, l'arpa celtica, le voci narranti e cantanti, perché sono tutte nello spettacolo, il violino che è un violino, parliamo di Elia Vigolo, per cui sappiamo cosa parliamo. Okay. Era anche nostro ospite. Era un paio di volte, sempre per Culto Musica. Ok, e
quello che è la coreografia, quello che più potrebbe essere che attiri è l'Irish Step Dance. Cioè abbiamo le ballerine che con i ferri sotto, come volgarmente si dicono, fanno step dance. E quello è il folklore irlandese, quello è un qualcosa che vedi soltanto lì. Non o ha che fare, YouTube, o YouTube. Non ha a che fare niente col tip tap, non c'entra niente, no? No. Può essere assimilabile, insomma. Le due discipline si sono sviluppate contemporaneamente. Quasi. Ma è quella tipo Riverdance, Lord of the Dance, sì, più o meno? Anche se con movimenti diversi, particolari, anche se in effetti qui maggiormente colpisce il costume, per esempio. Ok. Cioè, di più non lo dico perché altrimenti togliamo la sorpresa, no? Desumo saranno in verde. Ma va, effettivamente saranno in verde. Ho questa idea. Stavo vedendo anche un pochettino il programma, che credo anche il programma proprio renda conto di ciò di cui discutevamo prima, no? Cioè che è una musica tradizionale che però appunto permea di sé parecchia musica moderna. Bon, Enya la conosciamo, persino io la conosco. No. Questo Josh Gobran, devo dire la verità, andrò a vedere poi su YouTube, insomma. Ecco, è difficile, come dire, imbattersi è difficile, mettiamola così, che è più poetico, abbeverarsi musicalmente alla tradizione irlandese, oppure ci trovate tutto quello che volete in giro? Ma allora, diciamo che ormai fa parte di uno stereotipo comune, per cui comunque trovare degli spartiti, trovare della musica in internet non si ha difficoltà. La cosa più interessante è che poi se vogliamo è un po' anche il frutto della tradizione reale irlandese, il fatto che non troppo difficilmente si possono trovare i pub irlandesi in tutto il mondo, eccetera, dove andare a sentirla magari di persona dal vivo, perché possono creare proprio queste occasioni per musicisti della zona di incontrarsi e dar vita a jam session. Quindi di fatto, come tutta quella la tradizione irlandese richiede, il fatto di trovarsi in questa jam session, avere prestare orecchie, prestare attenzione e magari cercare di abituarsi fisicamente con il momento, sia, è sicuramente un'occasione speciale questa jam session. Tra l'altro anche a Trieste ci sono parecchi, non so se ci sono ancora, però fino a una quindicina d'anni fa c'erano parecchi complessi di musica celtica, adesso non so se musica celtica e musica irlandese sono sinonimi, ma comunque insomma c'erano molti complessi che proponevano questo tipo di repertorio. Sì, soprattutto quello che al Ferdinandeo Triskel faceva e adesso sembra sia stato incorporato dal Comune di Trieste. Sì, il 10. Ah, ho capito, fa parte quindi di Trieste, sì, Trieste sì, estate, sarà sì, tutta quanto una serata. Sì, ecco, è diverso, è molto diverso. Sì. Cioè, noi abbiamo cercato una strada, questi qui invece fanno un tipo di musica sempre celtica, ma diversa. Cioè, io chiederei un attimino al maestro, visto che abbiamo la fortuna di sentirlo, i due brani, per esempio, quello tradizionale irlandese. E quell'altro è il tuo solo. Sì, sì. Allora, il tradizionale irlandese adesso non ricordo perché non ricordo, non ho davanti la scaletta. Cronologicamente, tradizionale inglese Carrick Fergus. Sì. E poi tradizionale irlandese Music Priest Earl Chair. Allora, ci sono delle danze che sono prese proprio dal repertorio tradizionale, che sono i Reel e le Jigs. Praticamente quello che mostreremo grazie all'Accademia di Danze Irlandesi John Dis saranno delle danze, diversi tipi di danze, quindi utilizzando le heavy shoes, quindi delle scarpe che hanno il petto resina incorporato nel
la suola e che quindi daranno questo effetto percussivo, insieme alle light shoes, che invece non possiedono la parte sonora. Quindi di fatto tramite le jigs e i reel, che sono fondamentalmente i due grandi ponti della danza irlandese, costruiremo diverse coreografie, basandoci su pezzi tradizionali. Craig Fergus è un tradizionale che è stato preso e adottato poi da Reggae Dance, riadattato da Reggae Dance, quindi prenderemo, diciamo, questo, faremo un omaggio a uno dei grandi music della tradizione irlandese, mentre invece poi ci sarà un pezzo di mia composizione. Okay. Adesso ancora non ho deciso, perché mi lascerò un po' trascinare dal mondo. Ma gig sarebbe la giga, quello che noi traduciamo come giga, insomma, quindi con... Farei un cenno, se permetti, Umberto, al fatto degli altri artisti. Stiamo parlando del maestro Tatiana Donis, come dicevamo prima, che sarà con il maestro Sanginetto all'arpa celtica. Poi c'è il violino di Elena Vigolo, Marina Sabbadini, la voce, cantante. Abbiamo la Barbara Vigolo, voce recitante e video maker. Cioè abbiamo anche lo schermo e offriremo delle panoramiche green, naturalmente. Tutto bene. Ecco, ok. Prego. E soprattutto abbiamo i Gens Dis, che sono il corpo di danza dell'Accademia Irlandese. Tra l'altro, quando la, come si chiama, Marina Sabbadini canterà? Sì. Canta in inglese o in gaelico? Perché lo chiediamo al maestro. Sì, in questo caso abbiamo scelto dei brani che sono tutti in inglese. Ho capito. È perché il gaelico deve essere una roba micidiale da parlare. Secondo me è una delle lingue più impronunciabili, o perlomeno la difficoltà di questa lingua è che non ha corrispondenza fonetica con ciò che è scritto. Sì. Una volta la A si legge E, ma nella parola successiva si legge O o si legge I, si sa. Cioè hanno proprio delle pronunce che seguono delle regole grammaticali diverse. L'altra, c'è sempre su YouTube una, non sapevo tra l'altro che fosse irlandese, c'è un documento che era irlandese, c'era un documentario su Robert Shaw, che era un attore, l'attore dello squalo, insomma, il vecchio cacciatore di squali, ed era molto, molto divertente, perché erano intervistati i nipoti, e i nipoti passavano, anche giovani tra l'altro, la nipote credo avrà sui 20 anni a vederla, e passavano dall'inglese al gaelico con una facilità piuttosto notevole, e logicamente poi lo spettatore deve ad un certo punto abituarsi ai sottotitoli, perché c'è un passaggio, non probabilmente, credo che sarà anche un loro, come si dice, è brutto dire, una condizione anche di vita, no? Cioè devono per forza conoscere entrambe le lingue. Sì, non è alla stregua di un dialetto, in realtà è proprio, penso che sia una lingua, diciamo, correttamente parlata. Poi è chiaro, in città globalizzate come Dublino la si sente molto meno spesso, mentre invece nella contea di Mayo o nel Donegal, eccetera, è quasi più difficile trovare altre persone che parlano inglese. Tra l'altro poi noi adesso, io non so se vale la pena portare avanti questa speculazione, però insomma, voglio dire, con una certa idea dell'Irlanda, Trieste dovrebbe avere un feeling, se non altro per via di Joyce e per l'Ulisse scritto qui, insomma. Ma difatti sono sicuro che questo tipo di tema proposto a Trieste piace moltissimo, perché non credo ci siano a Trieste delle persone che non vedano bene l'Irlanda, cioè tutti ambirebbero un attimino a fare un viaggio in Irlanda. Sì, devo dire, ecco, sì. Io ho avuto la fortuna con Lillesberg di andare per un concorso internazionale a Cork. Ah, incidenti, dove sono? È una meraviglia. Cioè, è un'isola, no? O una contea, no? Al sud, stiamo parlando di Dublino. Ok, comunque resta, diciamo, così, non è un'isola, è una contea. È la seconda città d'Irlanda, per cui stiamo parlando, e tra l'altro
verde là, tanto verde, ma cioè, ecco, ti innamori subito dell'Irlanda. E la musica proposta da loro veramente è accattivante, piacerà senz'altro. Vorrei solo ringraziare in questo caso qua il Comune di Trieste, ovvio, perché è organizzatore e co-organizzatore. La regione Friuli Venezia Giulia che ci aiuta in questo, la civica orchestra che assolve il cartaceo, che non è poca roba, no, credimi, e in più nominerei il supervisore, che in questo caso è Anna Caira, che fa il supervisore. Non abbiamo chiesto al nostro ospite, Adriano Sangineto, come si è accostato a questo tipo di musica, a questa tradizione? Beh, diciamo che nel momento in cui ho iniziato a suonare l'arpa celtica, che non è stato, che è stato 20 anni fa, quindi non proprio in tenerissima età, in realtà l'arpa irlandese era forse quella più conosciuta, diciamo. Ho capito. Almeno la musica irlandese era la tradizione che bene o male tutti i suonatori di arpa celtica affrontavano in prima battuta. Poi io fin da piccolo ho frequentato tramite mio papà diversi festival di musica irlandese, di musica celtica in generale, e soprattutto festival di arpa a Dinan, da Londra. Quindi proprio è l'ha sentita questa tradizione da quando sei nato, in pratica? Sì, l'ho respirata prima ancora di poterla suonare. Tra l'altro, noi abbiamo detto, Adriano Sangineto nasce a Monza. Sì. E sarai contento della promozione in Serie A del Monza o proprio non ti... In effetti c'è stata un'ottima soddisfazione. Siete stati un po' all'onore della cronaca, perché subito dopo la vittoria del Monza c'è stata anche l'elezione del nuovo sindaco, quindi insomma Monza era un po'... È surta... Non sarà contento tanto Berlusconi del nuovo sindaco, non sarà tanto contento, mi pare di capire, però insomma buon lavoro anche al nuovo sindaco. Allora, ricomponiamo prima di salutarci, perché manca davvero davvero poco. Ah sì, no, curiosità mia, immagino che ci sia anche un all'interno del mercato discografico italiano, che insomma non voglio neanche immaginare come sia messo, però immagino che ci sia spazio anche per musica tradizionale irlandese, no? Cioè si trova materiale. Sì, allora, tra l'altro espressamente in Italia più che negli altri stati d'Europa, perlomeno, sì, c'è un mercato, diciamo, della musica irlandese, anzi meglio dire della musica celtica, perché poi sì, accorpa, diciamo, ancora più paesi, la Bretagna, la Scozia, la Galizia, eccetera, però c'è proprio un'abbondanza di festival dedicati alla musica celtica e alle sue derivazioni moderne, diciamo, veramente dà spazio a tutti i musicisti italiani di potersi esprimere al meglio e di girare veramente tutto il mondo. Perfetto. Allora, c'è ancora qualche cosa che volevi aggiungere? No, se volevi ti leggevo il pensiero irlandese. Ah, ok. Abbiamo tempo? Un attimino sì, solo? Sì, sì, possiamo. Nel loro pensiero comune c'è: possano i fiori accompagnare il tuo cammino e la luce del sole illuminare la tua giornata. Possano i canti degli uccelli rallegrare ogni passo lungo il cammino. Possa un arcobaleno muoversi con te in un cielo che è sempre azzurro. E possa la felicità riempire il tuo cuore ogni giorno per tutta la vita. E credo, adesso io non vorrei rovinare questo momento particolarmente poetico, però penso che Frank Sinatra citasse, non so se parte di questa poesia, eccetera, o se l'aveva, come posso immaginare. Questo è molto comune, hai ragione. Lui forse, è un pensiero irlandese. Però forse continuava, o forse ha inventato lui, cioè, e possa la mia essere l'ultima voce che senti. Ma sì, forse era una cosa che Sinatra aveva, un po' conoscendo il tipo, forse l'aveva aggiunta. Però lui la spacciava per una poesia irlandese, diceva lui. Che poi Sinatra non aveva niente di irlandese, se non probabilmente un'ammirazione che a questo punto posso immaginare
da quanto abbiamo sentito, sia abbastanza tipica di noi italiani, per tutta una serie di ragioni, specialmente in America, perché si sa che entrambi cattolici, due popoli, insomma, con molto più in comune di quanto si possa pensare. Allora, scopriamo ancora questo incanto d'Irlanda, possiamo farlo venerdì 1 luglio, quindi dopodomani, alle 20.30 in sala Luttazzi. Io ringrazio Adriano Sangineto per essersi collegato con noi, buon lavoro, tante grazie. Anche della simpatia con cui ha accolto le mie domande, che insomma delle volte immagino che possono anche sbilanciare più d'uno, e anche Enzo Semeraro, che come sappiamo ormai una ne fa, cento ne pensa. Quindi chissà di cosa parliamo la prossima volta che ci vediamo. Grazie davvero, buon lavoro a entrambi. Grazie. Ciao, arrivederci, grazie. Dopo la pubblicità non cambiamo argomento, perché rimaniamo comunque a parlare di musica. La seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come detto, continuiamo a parlare di musica. Nella fattispecie presenteremo una composizione che si intitola Galileo's Journey, il viaggio di Galileo, che andrà in onda questa sera su Tele4 alle ore 21, ed è una produzione originale del Conservatorio Tartini. Noi abbiamo ospite in studio l'avvocato Lorenzo Capaldo, che è il presidente del Conservatorio Tartini, e poi abbiamo collegati con noi Ivan Fedele, che è il compositore di Galileo's Journey, e poi Andrew Quinn, che è un computer graphic artista e musicista, che assomiglia un pochettino a Roger Taylor dei Queen, devo dire la verità, non so se l'hanno già detto qualche volta, e che invece a questo progetto ha collaborato per quanto riguarda appunto la parte grafica. Video, eccetera. Grazie ad entrambi per essere collegati con noi. Io, prima di incominciare a parlare di questo progetto, forse l'ho già fatto qualche altra volta, ma credo che di non averlo mai fatto, presente il presidente del conservatorio, devo fare ancora una volta i complimenti per come il conservatorio Tartini ha ricordato una pagina drammatica della nostra città, che ha avuto purtroppo esito proprio nell'edificio del Tartini. Mi riferisco all'eccidio del 23 aprile. È stata una giornata molto serena, perché è stato tutto quanto condotto con estrema serietà, affidato ai giovani artisti, ai giovani musicisti, e credo che è miglior modo per ricordare quello che è successo in quella circostanza non vi fosse. Grazie. Io ogni volta che posso lo ripeto, perché credo sia perché così vanno fatte quel tipo di commemorazioni. Allora, che cos'è Galileo's Journey? Allora, è una produzione originale del Conservatorio Tartini che si è innestata nel progetto di collaborazione Italia-Serbia. Devo dire che grazie al finanziamento del Ministero siamo riusciti a coinvolgere due musicisti, artisti, diciamo di livello straordinario, che non è facile, ecco, portare a lavorare con gli studenti dei conservatori, quali Ivan Fedele e Andrew Quinn, i quali insomma ci hanno onorato della loro collaborazione, che è stato un motivo di crescita professionale per i nostri studenti enorme, e quindi tengo ancora una volta a ringraziarli veramente, anche per la crescita umana che anch'io ho avuto conoscendoli, avendo l'onore insomma di poter parlare con loro. E si tratta di un progetto, direi, dopo parleranno meglio di me, ma direi un'opera del nostro tempo, un'opera multimediale, perché non è solo musica, non è solo canto, non è solo immagine, ma è tutto insieme. E abbiamo quindi una musica contemporanea che però è tradotta in immagini con degli algoritmi da parte di Andrew Quinn, e tra l'altro è un'opera che, proprio come avviene nei nostri tempi, non è mai uguale a se stessa, perché questi algoritmi cambiano di volta in volta, ogni volta che viene rappresentata. Ho capito. Poi però non finisce qui, perché ci sono le sonorità dei pianeti mutuati dalla NASA, e poi il gruppo vocale del Tartini,
che canta dei pezzi tratti dalle opere scientifiche e poetiche di Galileo. Quindi devo dire un grande impatto sonoro, visivo, culturale, che ha avuto, devo dire, un bel seguito di pubblico e che tenevamo appunto a presentare alla cittadinanza. Allora, Maestro Fedele, intanto grazie ancora per essere collegato con noi. Come ha concepito? Si può parlare sì di partitura in questo caso. Come l'ha concepita, nel senso, da che cosa si è fatto ispirare, diciamo? Beh, ci sono tante componenti e tante modalità, tante cause alla base di questo progetto. Innanzitutto la richiesta da parte del Conservatorio di un lavoro di una certa portata e di un certo respiro. Non dimentichiamo che questo è un lavoro che ha girato e probabilmente girerà ancora in Europa. E cercando una tematica, per non fare esclusivamente un pezzo di musica del nostro tempo, rispetto alla quale i giovani potessero confrontarsi per imparare nuove tecniche, nuove modalità di scrittura, ho pensato proprio alla città in realtà. Noi sappiamo che Trieste è una città con una vocazione scientifica molto importante, tanti sono gli scienziati che hanno gravitato e gravitano intorno a quella città, poi c'è questo cannocchiale, e ho potuto realizzare un progetto che avevo da tempo, quello su Galileo. Come Galileo avrebbe visto oggi l'universo, o perlomeno il nostro sistema solare, con la tecnologia così potente di cui disponiamo. Naturalmente è tutta una supposizione, una fantasia se volete, però in questo musica e immagini, realizzate da Andrew, al quale mi lega un'amicizia e una collaborazione da più di un decennio. Ecco, questa era l'occasione per poter finalmente mettere a punto questo progetto, una volta verificata la disponibilità del Conservatorio, al quale devo dire grazie, perché al di là dell'aspetto progettuale, che non è da poco, perché questa è stata una vera e propria produzione professionale, il fatto di aver abbracciato questa idea, che mette in campo non soltanto degli strumentisti giovani, bravissimi, ma anche tutta una serie di sinergie di tecnologia, beh, questo è stato veramente un progetto di rilevanza europea, direi. Niente da invidiare con le produzioni di istituzioni che nascono e vivono di questo genere di spettacoli. Tra l'altro anche il Maestro Fedele parlava di Trieste. Il Maestro Fedele è originario di una delle più belle città d'Italia, che è Lecce, per cui lo omaggiamo anche in questo senso. Laddove invece volevo chiedere, Andrew Quinn fra l'altro è un artista di computer grafica che ha lavorato anche per il cinema. Cito solamente un titolo che per parecchie generazioni è un must e credo che resterà un must per parecchio tempo, che è Matrix, tra l'altro. La domanda è molto semplice, nel senso, come ha a sua volta avvicinato il materiale che Ivan Fedele le aveva messo a disposizione? Ma infatti io ho iniziato con la scrittura, e poi Ivan mi ha mandato una serie di campioni che sono stati utilizzati per lo spettacolo. Però io sono musicista, suono il pianoforte, però c'è uno spazio di questo livello. Ho capito. Non era facile. Però avevo un'idea e poi ho mandato il materiale a Ivan quando il pezzo era pronto. Mm-hmm. Però non avendo l'audio, come succede più che altro quasi sempre facendo un lavoro per parlamentario, era molto complesso. Infatti il primo non aveva l'audio. Ah, non aveva l'audio, ho capito. Sì, prego, mi scusi, non avevo sentito. Allora, e poi arrivando alle prime prove a Trieste, finalmente ho sentito il pezzo con l'orchestra e il vocale proprio. Sono rimasto con bocca aperta.
però avevo tutto il materiale pronto, era solo una questione di fare il cue nel punto giusto, avevo in testa più o meno quello che dovevo fare, e poi mi sono messo d'accordo con Ivan per mesi prima, elaborando lo spettacolo per capire. E quanto è durata più o meno la gestazione, diciamo così, Presidente, tra una roba e l'altra? Parecchio, è stato molto intenso, c'è stato molto lavoro, e devo dire che devo anche spendere delle doverose parole di ringraziamento, anzitutto per il direttore Roberto Turrin, per l'attuale direttore Sandro Tolontano, che ha continuato a credere in questa quest'opera, per il maestro Amendola, Andrea Amendola, che ha gestito i ragazzi, li ha portati in tournée, ma ha seguito proprio la fase produttiva, perché poi stiamo parlando appunto non di professionisti musicisti, ma di ragazzi che si stanno formando pur di alto livello, no? Ecco, quindi con le difficoltà, le incertezze del caso, e anche tenendo presente poi che il conservatorio, come dire, evoca sempre musica classica, musica di un altro tipo, quindi c'è, che è sbagliato in realtà, no? Però spesso la tradizione musicale può essere diversa, e in più il gruppo degli studenti molto eterogeneo, perché di natura internazionale, per cui non c'erano solo studenti, diciamo, di madrelingua italiana, ma serbi, ma anche di altre nazionalità. Quindi, insomma, un mix di tante piccole difficoltà, che, insomma, non è stato facile creare una macchina perfetta, perché, come è stato detto poi anche da Ivan Fedele, la tournée ha avuto un grande successo, e devo dire è molto apprezzata a Vienna, in piazze come appunto Vienna, Belgrado, e la stessa Trieste, poi, perché è stata già performata a Rossetti, e l'ultima performance del 12 giugno, il compleanno di Margherita Hack, di qui anche la suggestione, no, che evocava anche il maestro Fedele, ha avuto un successo con un applausi che non finivano più, insomma. Tra l'altro, avevo letto una battuta di Margherita Hack nei giorni scorsi, che lei frequentava, credo, il liceo Galileo Galilei a Firenze, eccetera. Stante che lo frequentava in determinati anni, lei sosteneva che frequentava il liceo Galileo Galilei, perché all'epoca non si poteva dare del lei. Ma insomma, volevo fare una domanda al maestro Fedele in questo senso. Vediamo se mi riesce anche di formularla in maniera intelligente, perché con questo caldo non è semplice. Quando si parla di arte contemporanea, si sottolinea come l'arte contemporanea sia figlia dell'arte classica, cioè chi fa arte contemporanea, chi fa seriamente arte contemporanea, deve avere ben presente l'arte classica. Non è sempre facile vedere questo processo, delle volte non riescono a vederlo nemmeno gli studiosi di arte. Desumo che lo stesso concetto possa applicarsi anche alla musica contemporanea, debba applicarsi anche alla musica. Assolutamente sì. Guardi, noi affondiamo le nostre radici in un terreno che è la nostra storia, e da questo terreno suggiamo un nutrimento che però poi dà luogo a un fogliame nuovo di questa pianta, e così l'albero cresce. L'albero è un'arte, una cultura specifica. Ci sono vari modi di guardare alla nostra storia, e lei parlava del periodo classico, ma io direi anche preclassico, barocco, antico, ma c'è il modo che ho suggerito poc'anzi, cioè considerare la storia come un terreno fertile nel quale affondare le proprie radici per dare nuovo frutto, e poi c'è un modo per guardare la storia come con una sorta di Paradise Lost, un paradiso perduto, una sorta di Arcadia, e questo è anacronistico, sì, perché sì, il mondo va avanti con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue fortissime contraddizioni, come possiamo vedere, ma produce sempre occasioni di riflessione e occasioni di immaginazione. Certe volte magari si può restare sorpresi, dall'altra anche sconcertati di fronte a un'opera del nostro tempo,
Ma questo, quello della sorpresa, è proprio l'aspetto interessante e bello. Ora, non tutta l'arte contemporanea ha un valore assoluto, ma come così non ce l'ha tutta l'arte del passato, certo. È quella che è rimasta e che noi pratichiamo, continuiamo ad ascoltare, parlo della musica, e sono i capolavori, ma sono soltanto la punta di un iceberg ben più profondo, di una produzione ben più profonda. La storia poi ha setacciato, quindi qui non si tratta di chi fare per oggi o per ieri, qui si tratta di valutare la qualità di una musica. Luciano Berio diceva: c'è musica e musica? Sì, c'è musica buona e musica cattiva, anche lì. È scattato un applauso casualmente mentre lei della cosa che andava in onda, mentre lei citava Berio, è scattato un applauso, chissà che non sia evocativo. No, dicevo appunto, è importante il movimento, che si produca tanto, poi nel movimento, dal movimento emergono delle personalità, delle eccellenze che in qualche modo dettano i tempi e i modi della storia del passato e quella contemporanea, ma pensare al passato come un qualcosa di perso e guardarlo in maniera nostalgica non ha tanto senso. Non ha nessun senso. E glielo dice uno che fa parte di una schiera, perché siamo in tanti, non siamo moschierare. Di compositori che scrivono, si immergono in questa esperienza della creatività del nostro tempo con entusiasmo, con rinnovato entusiasmo, almeno questa è la mia posizione. Laddove volevo chiedere ad Andrew Quinn che cos'è un computer graphic artist, cioè non è soltanto un artista a disposizione di altre arti, che farebbe della computer graphic una sorta di arte applicata secondo una teoria cara a Parecchi. Chi lavora con la computer graphic è un artista, è un artista tutto tondo, ecco, insomma. Sì, sì, deve avere una formazione ricca. Certo. Ma anche tecnica, anche conoscenze della fotografia per fare il fotorealismo, quelli che lavorano nel settore di cinema. Però per uno come me che lavora nel settore di musica è tutta un'altra cultura. Io sono molto affascinato alla nuova generazione di compositori che escono dai conservatori, che cominciano a fare sia musica sia grafica. E questo trovo molto molto interessante. È vero tanto che emergono proprio adesso, la nuova generazione. È un tipo di arte, è brutta come espressione, ma non suona bene, ma non me ne viene in mente un'altra. È un tipo di arte tutto sommato nuova, questa di coniugare la computer grafica alla musica. Noi probabilmente che siamo dei consumatori finali, la vediamo più applicata al cinema o ad altro tipo di espressione artistica. Facciamo un po' più di difficoltà a collegarla direttamente alla musica. Sì, infatti è un nuovo linguaggio, secondo me, che sta sviluppando molto velocemente e poi io lo trovo proprio bellissimo. E non è solo la visualizzazione della musica, ovviamente, è tipo un contrappunto della musica. Sì, quello sarebbe troppo semplice, insomma. Esatto, può fare chiunque con un computer in mano, ecco, insomma, diciamo. Ma e però immagino che questo tipo di arte, perché così la possiamo chiamare, abbia comunque avuto una spinta notevole proprio da tutte le possibilità che offre la grafica, che offre il computer, eccetera. O forse sì. Non è così? No, grazie alla tecnologia proprio, ma anche nel settore di composizione 30 anni fa non esistevano questi strumenti uguali. Per poi adesso se la velocità della computazione, del calcolo di un computer è molto molto, è molto diverso rispetto a solo 5 anni. Ah, cioè in 5 anni è cambiato tantissimo? Tantissimo, tantissimo. Fa un po' pensare oggettivamente. Beh, in effetti è tutto generato in tempo reale, per cui... Ah beh, certo.
E in questi, mi perdoni se le faccio una domanda che può sembrare davvero sciocca, ma per esempio in questi 2 anni di pandemia, dove tutti quanti abbiamo dovuto limitare la nostra vita sociale, probabilmente poi anche per certi versi la nostra professione, chi fa la professione sua è stato più facilitato dall'idea di essere una professione che si fa comunque da soli in casa, ma forse anche questa potrebbe essere un'idea sbagliata. No, è vero. Okay. Ho avuto modo di tempo per studiare. Okay. E maestro Fedele, anche lei ha avuto più tempo per riflettere, eccetera, l'ha utilizzato in questo modo, oppure per lei è stato diverso? No, anche per me. Quel periodo è stato un periodo di riflessione naturalmente su diverse tematiche, perché ok, noi siamo artisti, io sono un compositore, Andrew un video artista, e abbiamo come compagna la nostra arte sempre, però è chiaro che siamo uomini del nostro tempo, viviamo in una società e quel momento lì è stato un momento abbastanza traumatico. Però all'inizio, diciamo che il primo anno è stato un anno in cui ho prodotto veramente molto, tantissimo. Diciamo i mesi del 20 fino a ottobre, novembre. Dopodiché, quando abbiamo dovuto ritornare in lockdown, lì è stato decisamente più difficile. Decisamente più difficile, e le riflessioni, devo dire, per un bel po' di tempo non riguardavano più la musica quanto la nostra condizione. Ogni tanto fare un piccolo check-up riguardo a chi siamo e dove viviamo e dove andremo non fa mai male. Presidente Capaldo, il maestro Fedele lo aveva detto, riprendo un attimo. Non siamo molto abituati ad immaginare un conservatorio appunto alle prese con la musica contemporanea, e anche qui molto dipende da tutta una serie di costrizioni mentali, stereotipi che ci portiamo indietro, sì, è vero. Dall'altra parte il termine conservatorio è evocativo di un qualcosa, sì, no, che tira fuori, diciamo, cose del passato. In realtà va detto che il Conservatorio di Trieste ha un dipartimento di nuove tecnologie, di musica elettronica, produce jazz. La cosa che mi piace pensare è che il Conservatorio produce anche un po' di cultura. Ecco, nel nostro piccolo, essere riusciti per esempio a portare a casa questa produzione con degli artisti quali Ivan Fedele e Andrew Quinn è un motivo di orgoglio che resterà nel tempo. Sono certo poi che quest'opera sarà ancora performata, forse non solo e non più dal conservatorio, però ecco, essere riusciti, diciamo, a farla partire, a farla nascere. Ecco, poi l'ultima annotazione: in realtà sarebbe riduttivo pensare che è musica accompagnata da immagini. In realtà, proprio un'opera multimediale, per cui non è pensabile e non è concepibile l'una senza l'altra. Ecco, e questo la rende opera del nostro tempo, se vogliamo anche diversa dalla musica contemporanea di pochi anni fa. Io volevo chiudere con una domanda ancora al presidente Capaldo, che me l'ha detto qualche tempo fa, non sapevo, è in fine mandato. E la mia esperienza, devo dire, fortunatissima, perché ho avuto tanta ricchezza da umana, professionale, culturale dal conservatorio, si finirà, credo, nel mese di settembre dell'anno prossimo, di quest'anno, dico, sì. E le dispiace, si vede. Beh, devo dire sì, mi dispiace. Quando me l'ha detto l'altra volta ho colto... Beh sì, perché lascio tante amicizie nuove, tante persone, tante diciamo opportunità di crescita che la mia professione di avvocato, sulla quale per carità non intendo parlare male, però ecco, non mi poteva dare, ecco, quindi anche l'arricchimento veramente culturale, umano,
resterà, e quindi sono grato al conservatorio per tutte le opportunità che mi ha dato. Devo dire tanto poi ci vedremo anche, sì, quantomeno per trarre un bilancio. Allora, certo. Io intanto incomincio a dare, come diceva Mike Bongiorno, i ragguagli ancora per questa settimana, per questa sera. Quindi l'appuntamento è appunto su Tele4 alle ore 21, quindi subito dopo il telegiornale delle 20:30 cederò io la linea per questo Galileo Giorni, il viaggio in musica di Galileo. Io ringrazio il maestro Ivan Fedele, che è il compositore, e ringrazio Andrew Quinn, il coautore a questo punto, perché se penso che possiamo proprio parlare in questo caso di coautore. Grazie davvero ad entrambi e buon lavoro. E poi grazie davvero. E poi ringrazio ancora il presidente del Conservatorio Tartini, l'avvocato Lorenzo Capaldo, per essere stato con noi. Ultimissima domanda, visto che abbiamo ancora 45 secondi. Tartini d'estate, dove vi si trova? Vi si trova? Non è trova, sì, l'attività ancora non finisce, andiamo avanti, abbiamo tanti progetti e quindi sì. Ci sentirete ancora. Casomai ne parliamo anche noi con lei o con i ragazzi. Sono diretti da Petar Matosevic. Infatti volevo chiedere, dovevo farlo io. Grazie davvero ai nostri ospiti, e noi con Trieste in diretta ci vediamo domani alle 17:30. So che con i primi ospiti parleremo della stagione estiva dell'Armonia, perché ringraziando Dio questa è una città in cui lo spettacolo dal vivo offre sempre qualche cosa. Ci vediamo domani, buon proseguimento, e ci vediamo anche tra poco con il telegiornale. Grazie. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione